Chiediamo nella preghiera comune di imparare nuovamente a fare silenzio. Imparare nuovamente a fare silenzio. Per ascoltare la voce del Padre, la chiamata di Gesù, il gemito dello Spirito, chiediamo che il Sinodo sia Kairos di fraternità, luogo dello Spirito Santo, purifichi la Chiesa dalle chiacchierie, dalle ideologie e dalle polarizzazioni. Mentre ci dirigiamo verso l'importante anniversario del grande Concilio di Nicea, chiediamo di saper adorare uniti e in silenzio come i magi il mistero di Dio fatto uomo, certe che più saremo vicini a Cristo, più saremo uniti tra noi. E come i saggi dall'Oriente furono condotti a Belleme da una stella, così la luce celeste ci guidi al nostro unico Signore, all'unità per la quale Egli ha pregato. Fratelli e sorelle, mettiamoci in cammino insieme, desiderosi di incontrarlo, adorarlo e annunciarlo perché il mondo creda.